tornati nel mio canale o benvenuti nel mio canale io sono Valuza Sims e oggi siamo di nuovo qui ragazzi con un nuovo episodio della nostra Clepto Addicted allora ragazzi prima di tutto io non so per quale cacchio di motivo entro in casa me la trovo conciata così io mm, non ho parole non l'ho mai conciata in un modo tanto orribile lei, però, si concia da sola in questo modo, non so proprio cosa farle. Tesoro, inizia a pensare che il trasferimento di tuo figlio ti abbia vagamente sconvolta. Esatto. Ci sono anche bug mistici. Bene, mi fa piacere. Qualcosa di straordinario. Ma guarda, rimani fuori forever and ever. Bello di casa. Allora, come avete potuto notare, ehm, negli scorsi episodi, gli ultimi due episodi, ragazzi, abbiamo fatto compagnia. Vai, lava il bucato. Al nostro Leo che si è trasferito con la sua bella ehm, Cristina. A Willow Creek. Perché, come vi dicevo già tempo fa, io non lo, non lo immagino, ragazzi. La vita cittadina, nel caos. Lui. Ehm, è una persona comunque. Molto tranquilla. Ecco. Quindi non, non ce lo vedevo proprio. A, a Samai Shuno. E. Sì, lo so. Cara, se ti muovi magari. Ed è arrivata anche una proposta di matrimonio, ragazzi. Proposta di matrimonio che porteremo. Cioè, renderemo effettiva, ragazzi. Quindi, ci saranno le nozze. Il prima possibile. Chi è? Oh, no. Aurora ha iniziato una lotta col cibo nella mensa. Ma guarda, possiamo. Influenzare la, re la responsabilità. Tanto lei. Avrà solo quella e l'educazione, perciò che se ne frega. Ehm, e quindi sì, a breve ci sarà anche questo. Eh, caro, vai in giro per la città, davvero che bello. Allora, no, direi che tu, oh, metti a scrivere una canzone, perché no? Perché no? Quindi direi che potresti effettivamente, scrivi una canzone. Una melodia stravagante, dai, tanto in questa casa eh, voglio dire stravagante e dir poco. Guarda, guarda tua moglie come va acconciata, Anzi, cara, ti prego, direi che è proprio arrivato il momento di. Ecco, vai in bagno, farti una doccia. Insomma, riprenditi un, un momento, ecco. Off camera, ragazzi, prima eh, devi invitare a casa propria, ma si invita che ti pare. Ma sì, prima che iniziassi a registrare. Purtroppo si è abbassata eh, l'empatia di Giorgia, al solito ragazzi, una rottura di pere, eccola qua Quindi ora dobbiamo cercare di, eh, no, aumentarla un pochino Pensavo che a questo punto, oh, uh, nonno, buongiorno uh... No, che nonno, questo è Tommaso ragazzi, buonanotte Ah, ma la tua responsabilità che fine ha fatto, bello di casa? Lo sai che adesso uh, come minimo vieni qua e fai i compiti proprio prima di subito? La nostra potrebbe fare un po' di volontariato, magari da sola. Perché alla fine, no? È grandina, ragazzi, può farlo da sola. Quindi fai volontariato e vai, ovviamente secondo me, sempre un corteo contro la malattia. Vai. Il futuro medico, ragazzi. Oh, dunque lui sta facendo quello che deve fare, lei sta in bagno. Tu mettiti a fare i compiti, tu, Patata, mh, direi che è proprio il caso di darci da fare. Oh, c'è Beatrice, giusto. Allora, aspetta un secondo, potremmo mh, formare un gruppo con lei per favore? E magari fate i compiti insieme. Dove sei? Ragazzi, me li perdo sempre. Basta, basta, no, 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 caro, no. A nulla, no. Ho oh, questa stanza, ragazzi, ovviamente. Poi io dovrò, ehm, diciamo, questa sarà la stanza di Aurora. Anche se, ragazzi, in realtà, volevo lasciare questa stanza qui ad Aurora. Perché tanto non tranno molto ehm, Giorgia? Crescerà quindi se ne andrà. Se lo sappiamo che non è sufficiente, quindi datti una mossa. Mo. Ehm, se ne andrà, ragazzi. Questa diventerà la stanza di Aurora. E queste due stanze saranno, diventeranno libere. Quindi a questo punto chiedo a voi: eliminando questi mobili, secondo voi cosa dovremmo fare? Io stavo pensando che sicuramente una stanza potrebbe diventare di arsenio. Perché ragazzi obiettivamente è passato del tempo, il rapporto fra lui e l'aria è migliorato, quindi secondo me adesso comunque lei una stanzetta a suo padre potrebbe anche concedergliela. Però immaginiamo che questa stanza, appunto, sia di arsenio, ecco, quella un po' più grande. Cosa potremmo fare con questa stanza qui? Chiedo a voi, ragazzi, chiedo a voi. Allora, dunque. Tu potresti fare i compiti con lei? Quindi fai i compiti insieme. E tu, patata. Saluta l'amichetto qua. Chiedigli della giornata e raccontagli prima di tutto una storia di fantasia, vai. E forma un gruppo con lui perché così fai i compiti. Fate i compiti insieme, giusto? Allora, Se sì, azioni. Forma un gruppo. Nel frattempo, ragazzi, ditemi un po'. Fatemi sapere nei commenti come sono andate finora le vacanze estive. Chi non, ha, non sta andando a scuola. Avete molti compiti, non ne avete, insomma. Eh, sì, estive, ragazzi, buonanotte. Natalizie! E fatemi anche sapere. Mh, se avete dei programmi per uh, domani. Perché, ragazzi, domani è 31. Quindi fatemi sapere, sono curiosa. Allora, fai velocemente i compiti insieme. Vai. Ecco, Diego, vai via, vai, non ti vogliamo. Allora, dunque, cara, sei tornata in te. Um, sono un paio di episodi che tu mi preoccupi. Ti dico proprio la verità. Eh, lei soffre, secondo me, ragazzi, la mancanza eh, di, di. del figlio, sì, sì, la soffre. Ha fatto tanto la figa. Quella che faceva finta di niente, ma in realtà, poi, secondo me, la soffre. Quindi, sai cosa? Potresti, Fucico, tesoro. Oh, vieni qui, consolati con Fucico. Carezzala. Raccontale una storia, ecco, si mette a raccontare la storia al gatto. È vero che lo faccio anch'io, ragazzi. Però nel caso di Laria, che l'ho vista conciata in quel modo mi preoccupa davvero, e spazzola, oh, voi fate i compiti qua? È proprio una gioia, guarda. Una gioia. Allora, dunque, dov'è la tua amica? Ma dov'è Beatrice? Scusami, ragazzi, non ho parole, ma non dovevate fare i compiti insieme. No, lei è qua? No, lei non ha voglia di fare i compiti, ragazzi. Fermi tutti. Che è successo? Vabbè, non si sa. Uh, tu devi fare i compiti, caro mio, perché sì. Oh, hai finito di fare i compiti. Bene, mi fa tanto piacere. Direi che potresti anche fare le attività extracurriculari insieme. Direi di sì. Dai, finiamo i compiti così poi giochiamo con Fermi tutti. Sembra che Giorgia abbia camminato per chilometri. Simolion sono stati raccolti per una buona causa. Giorgia deve proseguire, continua a camminare, abbandona la gara. No, secondo me lei è continua. È un medico, se non si sacrifica, ragazzi. Ehm. Um... Un'enorme quantità di simole. Un destinato di beneficenza. Ok. Un po' di controllo emotivo. Eh, ma a noi il controllo emotivo non interessa in questo momento. Cioè, male non ci fa. Però, lei dovrà tornare a fare volontariato, ragazzi. Perché a noi serve l'empatia. Quindi, sì, eh, ci serve. E vi ricordo, dobbiamo anche occuparci. Perché prima del passaggio taglio volevo ottenere una bella promozioncina. ah <ride> Eh, nei loro lavori. Quindi la sorella l'ha già fatto. No. Tocca a lui. Ma vai a lavorare fra cinque giorni. Oh no, vi prego. Perché cinque giorni? Vi prego ditemi che non ci sono feste. Ma davvero, eh? Perché è iniziata la settimana, ragazzi? Che due bere! <ride> È un disastro, sta storia qua. Io volevo che tu andavi a lavorare. Va bene, ok. Controllo emotivo, niente. Un po di niente. Eh la responsabilità. Fa ancora schifo. Bello di casa, lo sai? Cioè, schifo, schifo. Completo, no, però. Prende e sposta il bucato. Aggiunge l'asciugatrice. Comunque, ragazzi, mh, oggi in realtà, a parte lavorare su che è. Insulta Diego, ecco, giusto per iniziare bene la, la giornata. Dicevo. Um, C'è un progettino che Arsenio ha in mente, perché Arsenio ha un po' aspettato, no? Questo momento. E come dire, in lui qualcosa è cambiato. Un po' perché è stato tanto vicino alla sua famiglia, quindi ragazzi, stando vicino alla sua famiglia ha avuto modo, diciamo... Secondo me è un po' di riscoprire um, gli affetti familiari, che cosa significa comunque um, essere presente, essere no? <coughs> presente anche, scusate, dal punto di vista um, affettivo non solo verso sua figlia e i suoi nipoti, ma anche verso l'amore, detto fra noi. Quindi... Il nostro ha un progetto Che vi mostrerò a breve Molto a breve Qualche è Sali di livello in pittura Perché tu sei un tipo rinascimentale Sei amichevole con Beatrice Oh questo mi piace molto Vediamo un po' Vai devi essere amichevole con la tua amica Che a quanto pare non sta neanche tanto bene Ma che è successo? Perché è imbarazzata? Hai visto il segno nudo? Eh lo so tesoro Questa è una cosa che può sconvolgere parecchi Eh hai ragione Tutto bene? Sì, oh mio Dio, guarda, uno spettacolo terribile! Mi sembra imbarazzata, ma è successo su qualcosa? Guarda, ho visto tuo nonno nudo sotto la doccia! È stato terribile! Avrei preferito che una pallina da baseball mi colpisse in testa! Ah, beh, vedi là al lato positivo Menano non indossa ancora il pannolone. Ti ah, prego Tommaso sì, non sì, scherzare. Sì, va. va bene, dai, non lo scriverai nel giornalino scolastico, no? E eh, eh, eh. poi mica vivi oh, qui, okay. non hai nemmeno un cassettone qua, quindi tranquilla, certo, come no tranquilla proprio, va bene. Allora, dunque, Arsenio caro? Cambiati perché sei infreddolito. Quindi cambiati subito qua. No, patata, ti prego. Fanno una ramanzina sulle bevute. Ma oh, dai. Non si fa, asciuga. Ma questa ragazza. Cioè, è viva ancora, perché non lo so, boh. Ok. Oh, Aurora pure ha acquisito il tratto responsabile, mi fa molto piacere. Allora, cara, tu dovresti, come dire, ingrassare in una fase. Oh. Queste sono le gioie. Fai una cosa. Dovresti venire tu qui a risollevarle l'umore Perché a te serve l'empatia Quindi discuti dell'umore imbarazzato, dai A parte l'ingresso nelle fasi, ragazzi, che due pere Oh, si sente distante Per un po' cercherà di stare per conto suo Bene, proprio adesso che bisogna aumentare l'empatia Ragazzi, vi capita proprio a fagiolo, come dire, no? Allora, dunque, cara, vieni qui, patata E prenditi... Gli avanzi, tu vabbè, vivi là davanti, non sappiamo nemmeno che ci sei. Tesoro. Tu per favore, mi raccomando, lavora sempre. Sodo. Tu potresti interrompere mh, la, insomma, la chiacchierata, vai qui, ti fai una bella doccia. E tu vabbè ti occupi di questo? Noi dobbiamo ragazzi eh, attuare il piano del nostro arsenio Lascia stare anche la pozza se ne occupa tuo nipote Sì, la gatta avrà imparato qualcosa? Mi fa piacere Vieni via da qua per favore Dio mio ragazzi Allora Le stai parlando tesoro perché è importante? saluti tutti, momento proprio topico. Eh... Va bene, ok. Salutatevi, fate un po' quello che vi pare, basta che discutete dell'umore imbarazzato qua proprio che okay? state pregando, non lo so. Allora, dunque, vieni qui tesoro. Uh, guarda un po' chi c'è. Prima di, come dire, no? Vai qua e insultalo un momento che male non gli fa. Dai, insulta. Dopodiché ragazzi... Blocca la porta per tutti tranne i membri. No. Tutti... Sì, però la facciamo così, poi la sbloccherò quando non ci sarà Diego. Oh mio Dio, cosa vuole, eh? Cosa vuole ancora? La vedo già che lei è sul piede di guerra. Mentre sono tanto felice, ho avuto una giornata bellissima. Non me ne frega niente della sua giornata, capito? Eh? Ecco. di non fare la mating nel suo appartamento. Se no cosa fa? Chiama la polizia. Beh, no, la polizia lui sicuramente non la chiama, ragazzi, per ovvi motivi. Però, vabbè, uh, direi che in questo momento possiamo concentrarci sull'obiettivo del giorno. E quindi invitare, scusate, nel lotto attuale. Proprio lei, ragazze, bene sì. La nostra Summer. Perché il nostro arsenio. I see. <ride> Vuole chiederle qualcosa. E non sarà proprio una passeggiatina di salute, ragazzi, perché per come ha fatto Arsenio Non sarà una passeggiata di salute, però dicevo anche prima... Forse probabilmente un po' perché avrà imparato, no? Ehm... Sì, che eh, cosa significa comunque... Ehm... Non c'è tua figlia, guarda, cucina delle fish and chips. Cosa significa comunque farsi uh -huh. di una famiglia, essere più presente eh, e tutte queste cose qua? Un po' perché ragazzi ehm, l'età avanza, quindi secondo me si sa no, che quando uno comincia ad avere una certa età inizia a essere anche un po' più riflessivo, inizia ehm, a fare una sorta no, di bilancio della propria vita. E quindi il nostro ha fatto un buon bilancio. Ha fatto il suo bilancio e ora sta valutando alcune cosine. Che cosa lo capiremo molto presto? Fermo perché questa. Che ancora così stai tesoro. Ma avete fatto. Fermi tutti ragazzi, perché non riesco a capire. Non mi sembra abbia più bisogno del... Però no, giustamente non può uscire, fermi tutti. Uh, sblocchiamo, come stai messa tu invece con l'empatia, tesoro? Oh, l'empatia a palla, brava. Ora manca solo la responsabilità, ragazzi. Qua è un continuo. Poi uno dice: Perché questi stanno così? È un macello. Fai i compiti, dai. Il nostro sta preparando una cenetta. Ha indossato il suo bel abito col capotone, Se stile uomo delle nevi e sta cucinando anche dei fish and chips ovvero del sano cibo spazzatura Eccovelo eh, ve lo qua allora lei come si permette di entrare in casa degli altri questa è proprio una cosa non posso sbloccare le porte ragazzi che questo si imbuca tesoro che hey. succede ma che cosa succede ma, ma, ma perché sono tutti così depressi qua Vabbè, per favore, intanto mi raccomando, finisci di cucinare. Summer, forse deve andare in bagno? Che deve fare? Summer è una serata importante, quindi fossi in te. Mi riprenderai un attimo, eh? Allora, fermi tutti. Arsenio? Che succede? Fe, 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 che devi fare? No, non devi reagire alla prima neve e neanche mangiare. Fermi tutti. Allora, prima di tutto, dov'è? Molla il piatto, Arsenio Io odio quando... ecco, lascia il piatto Oh, santo cielo, ragazzi, ogni volta sta storia Allora, azioni, forma un gruppo con Summer Perché diciamo che l'ha invitata a cena, ragazzi, forza Prendi una porzione insieme lui, ragazzi, talmente la fame che per stavolta si attacca a questo, ovviamente. Anche perché, otti oh, ti mangi sta minestra, bello mio, ciao. Per non dire, no? Allora, tu vai in bagno perché guarda altrimenti tra poco prevedo la fine. Eh sì, la, la invitano a cena. Ovviamente oh. non è, ragazzi, una cenetta al lume di candela. Lui vuole proprio essere pratico. Cioè farle un discorso ehm, serio, insomma, senza troppi fronzoli. Il che è già sospetto, perché conosce Andarsenio, ragazzi, no? Lui è tipo da... Fronzoli, lo sappiamo Più che altro tanti giri di parole poi per arrivare a... Eccolo qua De... Tommaso, caro, perché sei qui? Nonno ti ha cacciato? Non mi dire che ti ha cacciato, non ci credo Caro, vuoi prendere una porzione e sederti, per favore? Vai, vai, siediti Vai a sederti, vai, vai. No, devi sederti vicino a lei, ti prego, Arsenio. Summer poi è strana. Qualcosa non va, la vedi? Eh. Cerca di capire cosa non va. Dai, ecco, non va. Non va che c'è il tizio. Farà una conversazione profonda. Come minimo, ragazzi, perché. Vuole indagare, no? E lei, ma che ci fa? La cerrimo nemico del, del mio amato in casa sua, eh? Vorremmo saperlo anche noi, tesoro! Però c'è qualcosa, Summer, che... No? Ok, sembrava di sì! Tesoro, sono così felice di vederti! No, vedi, sei triste! Perché? Che cazzo è successo? Summer! Summer! La devi rincuorare. Vedi, quando la vita avanza così velocemente Talk. pensi inevitabilmente alla morte. Io volevo parlarti a cuore aperto. Non è un intervento, caro. Vai. Però c'è qualcosa che non va. Ok, lo so, vero? È eh? perché non ci sposiamo? È quello che ti rende così triste tesoro? Sì esatto vedete lei ha fatto sì con la testa Sì esatto è quello Senti Arsenio vorrei tanto che ti trasferissi a casa mia Insomma che avessi un cassettone da me Capisco che qui c'è la tua famiglia E la tua storia è molto triste Lui qua si avvicina del tuo sì, è, la è la volta buona che me lo tolgo dal pero Il mio caro suocero Guardate la faccia contenta Solo all'idea No caro No perché Tua moglie deve averlo in casa Purtroppo per te, tu vai a dormire, va, per poter, ecco, no? Completare la sua aspirazione, ragazzi, che vi ricordo, eh, vi ricordo deve assistere alla morte di un team, quindi Arsenio se se ne va, tutto inutile fondamentalmente. E si sa me era triste, ragazzi, perché comunque, ora è un po' che si frequenta con Arsenio, tante parole d'amore, tutto quello che volete, però non, eh, non si conclude, ecco. Vedi, io voglio dare un colore nuovo alla nostra vita, capisci? Dipingere insieme a te il nostro futuro e non lo so, sembra sempre che tu sia sul procinto di aver paura di qualcosa. Eh? Come se dovesse arrivare all'improvviso la polizia e lui guarda si strozza col cibo: non dirlo nemmeno per scherzo, tesoro. In effetti, sì, non dirlo nemmeno per scherzo, cara. Sofferenza familiare Eh, devi scappare da questa bello. famiglia, tesoro Da una parte ragione. Eh, non raccontarmi palle Guarda, ti prego, non nominare la polizia perché mi lasci come una statua Quando fai così Eh, sì, per ovvi motivi lo lasci come una statua, vero? Ti lascio come una statua proprio oh, un Comunque, quello che devo dirti Lascerà te come una statua, tesoro Ma davvero? Notizie belle? Eh, sì Perché il nostro, ragazzi Oh. Ti prego, non giocare con i miei sentimenti. Devi capire che la vita non è un videogioco, Arsenio. Quindi, perché dovresti lasciarmi di sasso? Dimmelo. Perché Arsenio le chiede di convivere, ragazzi? Non dirmi che prenderai un aereo o salirai sul primo aereo per andartene da me, eh? Non dirmi una cosa del genere, lui no, Zoro. Vedi come ti dicevo: il passare degli anni mi ha maturato, ritrovare la mia famiglia. No vabbè, tutta la pappardella ragazzi, fondamentalmente per dirle che vuole vivere con lei. E lei ora devo proprio andare. No, è lui che dice ora devo proprio andare, ci mancava, vi immaginate. No, ok, eh, caro, vai a dormire perché tanto ormai hai capito che no, non te lo togli dal pelo perché è lei che al massimo viene a vivere qui. Quindi mi dispiace, anzi, c'è cioè pure Summer. Vai a dormire, vai. Vale. In realtà pensavo di chiederti se, insomma, vuoi venire a vivere qui. Cosa? Ah, sì, insomma, io vorrei... Creare qualcosa veramente di serio con te, Summer. Mi hai donato una felicità che nessun'altra donna, cioè che non pensavo di poter trovare ancora alla mia veneranda età. Quindi vuoi convivere qui con me? Ma come la prenderai, Laria? Ma di Laria poi ce ne occuperemo, certo, così torni a vivere nello stanzino. Vabbè, comunque ragazzi, la nostra Summer accetta. E così ragazzi, con Summer che entra ufficialmente a far parte di, eh, della famiglia Valentini, direi che noi possiamo anche fermarci qua per questo episodio. Io ragazzi, tremo eh, all'idea cioè come la prenderà secondo voi? Tu devi andare al lavoro, però cara. Capo lavapiatti, vai, vai, vai. Come la prenderà secondo voi mh, la nostra Ilaria? Eh, io temo la reazione di Ilaria, ragazzi. Perché comunque, vi ricordo che Sam era la sua migliore amica e non sa che ha una relazione con suo padre. Cioè, non sapeva nemmeno che avesse una relazione. Figuriamoci se può anche solo vagamente immaginare che, eh, insomma, no, eh, sia il padre, ragazzi. Una cosa a dir poco sconvolgente. Comunque. Se l'episodio vi è piaciuto ragazzi vi invito a iscrivervi al canale, mettere mi piace e lasciare un commento. Vi ricordo che nella descrizione del video trovate tutti i vari modi per contattarmi, programmazione del canale, playlist, link ai canali dei miei amici youtuber, insomma andate iscrivetevi mi raccomando e campanelline attive perché solo in questo modo ragazzi eh, vi arriva la notifica quando qualcuno di noi pubblica un video nel proprio canale. Quindi mi raccomando campanelline attive. Ditemi secondo voi eh, non solo perché a questo punto ragazzi questa in teoria dovrebbe essere la stanza di... Arsenio e Summer però ditemi secondo voi una volta che non ci saranno più eh, non ci sarà più neanche Tommaso secondo voi come do cosa dovrà diventare questa stanza e eh, anche secondo voi quale dovrebbe essere il look di Summer cioè ve la immaginate con un taglio corto un taglio medio lungo eh, la lasciamo bionda Um, che tipo di abito classico? Come la vedete ragazzi vicino a Arsenio? Perché io ragazzi immagino un po' che Summer nella sua semplicità um, abbia in qualche modo colpito Arsenio. Cioè è stata l'unica che non ha preteso mai troppo da lui, però che gli è stata sempre accanto, diciamo. Quindi non so che Summer sia veramente quella giusta o Arsenio l'ha fatto soltanto perché... Uh, gli anni sapete passano la paura della dipartita e quindi no chi lo sa ragazzi ditemi se secondo voi è veramente innamorato oppure se um, l'ha fatto insomma come dire perché Sente l'età che avanza e vuole dare un senso alla sua vita, diciamo. Figlia mia, ti devo parlare. Lei guarda, già sono tesa, è stata una giornataccia. Devi capire che tuo padre è vicino alla tomba. Quindi, devi fare qualcosa per lui in questo momento. Ti ho accolto in casa, non va bene? Sì, ma faccio le pulizie, insomma, mi rendo utile. Inoltre, abbiamo vissuto giorni di pioggia in passato, ma. Ebbene, è vero, con il colpo è tornato all'improvviso il sole. Siamo una grande squadra, anzi, dobbiamo mettere in atto il piano per rubare qualche statua. Sei a quel mostro di lobo. Oh mio Dio, guarda, non me ne parlare, non lo sopporto. Comunque, di cosa dovevi parlarmi? Parlavo dei giorni di pioggia. Ora, posso capire che all'improvviso potrei pensare che sono, ci sono altri giorni di pioggia in arrivo. Ma credimi, quello che ti sto per dire non è una bidonata, papà. Sputa fuori il sacco, il rospo, quello che è. Sono pronta a tutto. Eh, ma sarà veramente pronta a tutto la nostra Ilaria? Lo scopriremo ragazzi nel prossimo episodio Fatemi sapere Cosa farete ragazzi Anche per Capodanno perché sono curiosa Io vi auguro comunque ragazzi um, Di divertirvi Divertitevi assolutamente Divertitevi Detto questo ragazzi io vi auguro una buona giornata Una buona serata a seconda del momento in cui guarderete questo episodio Vi rimando come sempre al prossimo Ormai lo sapete bene Sul, sul Simmers E non